Il nome di Felice Gianni, uno dei più importanti e originali artisti del neoclassicismo europeo, è indissolubilmente legato alla Romagna. Faenza, Forlì, Cesena, Modigliana, Ravenna sono le città dove il Gianni ha lasciato un segno straordinario della sua arte. Gianni ha questa capacità di portare, di esportare in Romagna tutte le nuove ricerche, le nuove scoperte, le nuove acquisizioni di Roma, ecco, soprattutto di quegli ambienti così vivaci, effervescenti, carichi di discussione, di scambi di idee, di proficui apporti di tanti artisti che mettevano a frutto le loro conoscenze e discutevano e mettevano anche in discussione un po' tutto, insomma, quindi la conoscenza dell'antico, le scoperte archeologiche. È a Faenza che Gianni debutta in Romagna nel 1786, nella città dove risultava maggiormente vivace il fermento culturale e dove le architetture di Giuseppe Pistocchi e Giovanni Antonio Antolini stavano ridisegnando l'immagine della città. Il primo incarico è la decorazione della galleria detta dei Cento Pacifici, un corpo di fabbrica che unisce il teatro e la residenza comunale. Qui Gianni è ingaggiato come figurista al fianco del più rinomato Serafino Barozzi, scenografo e decoratore quadraturista di formazione bolognese. Per questo lungo ambiente risolto dal Barozzi, con un'intelaiatura di linguaggio classico, ma ancora barocco nella concezione spaziale, Gianni realizza la scena al centro della volta, uno sfondato dove campeggia l'allegoria della pace tra le figure della giustizia e della provvidenza. La composizione delle figure distribuite in mezzo alle nuvole è ancora barocca, ma lo stile disegnativo, veloce, e il colore chiaro esteso rapidamente lasciano già intravedere i tratti del Gianni più maturo. Bisognerà però attendere il 1794 per un ritorno più incisivo del pittore in città, questa volta con uno stile decisamente più originale, maturato nel frattempo a Roma attraverso uno studio attento della pittura antica e di quella rinascimentale. In quest'anno, infatti, il conte Achille Laderchi vede finalmente coronato il desiderio di avere decorata da Gianni una grande galleria per le feste nel proprio palazzo, affacciato su Piazza della Libertà. Con la divisione della volta in scomparti, Gianni riprende la tradizione cinquecentesca senza nasconderla o reinventarla, come invece avveniva nel barocco. Entro ciascun riquadro inserisce un soggetto della storia di amore e psiche, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. Per la prima volta lo stile è pienamente originale, neoclassico secondo l'accezione che solo Gianni ha dato a questo movimento. Vitale, scattante, fresco, luminosissimo. Il suo richiamo alle forme dell'arte antica è rinnovato da una continua contaminazione con altri stili, come il manierismo e il barocco. Le sue figure sono affidate, più che ai modelli classici, a una fervida immaginazione, sempre alimentata dal disegno. A Faenza troverà la sua formula più originale ed elegante, nonché i committenti più sensibili alle sue invenzioni, soprattutto tra i giovani esponenti delle famiglie infiammate dagli ideali della Rivoluzione francese e desiderose di abitazioni moderne. Come nella splendida camera da letto di Palazzo Gessi, dove Gianni ricorre a un finto velario che ricopre la stanza, servendosi di un blu notte che richiama immediatamente la volta celeste, sulla quale campeggia la dea Diana sul suo cocchio. O ancora la sala di Bacco a Palazzo Naldi, meravigliosamente decorata con una volta a finti cassettoni, sotto la quale si sviluppa una decorazione a finti tendaggi con tripodi bruciaprofumi e raffinatissimi tralci di vite. Qui l'incanto poi assale il visitatore dell'alcova, uno spettacolo di raffinatezza e dettagli che si disvelano allo sguardo mentre scivola sulle pareti alla ricerca dei diversi episodi degli amori di Giove. In ogni nuovo intervento c'è equilibrio, sorpresa, colpi di genio, fino ad arrivare al capolavoro di Gianni, Palazzo Milsetti, oggi Museo Nazionale del Neoclassicismo in Romagna.
Palazzo Milzetti è uno dei suoi capolavori. Lui lo realizza nel momento della maturità, cioè aveva 44 anni, quindi quando la sua carriera era già completamente avviata e si era completamente formato. La particolarità del palazzo è proprio il fatto che lui riesce a intervenire con la sua bottega all'interno dell'intera superficie dell'edificio, che tra l'altro era da poco stato ristrutturato grazie a due importanti architetti come Giuseppe Pistocchi e Giovanni Antonio Antolini. Quindi lui riesce a organizzare appunto questo cantiere decorando questo palazzo, che è completamente arricchito da figurazioni, da decorazioni, da rilievi, da grottesche, da tutto un insieme veramente inventiva di soggetti che occupano tutto il piano terra e anche il piano nobile. La particolarità di questo palazzo è proprio quello di essere integro, ci permette di fare un tuffo nel passato, in quel mondo, in quella cultura napoleonica legata ovviamente all'illuminismo, agli ideali della rivoluzione francese, a cui il committente Francesco Milzetti aveva aderito. Palazzo Milzetti potrebbe essere considerato un punto d'arrivo, un punto di partenza allo stesso tempo, perché si sta concludendo in questi anni, dei primissimi anni dell'Ottocento, quel periodo che corrisponde a una fase giacobina, perché questa è la realtà, insomma, ecco, non soltanto degli ambienti politici ma anche culturali, in cui anche gli artisti stessi erano pieni in fondo di sogni, speranze, eccetera, che coincide anche in Palazzo Milzetti, soprattutto anche nell'adozione ultima, ad esempio, dei modi che si rifanno all'archeologia, alla bellissima rappresentazione, ad esempio, del mondo antico, eccetera. Poi con Palazzo Milzetti, che necessariamente anche, diciamo così, è in rapporto alle istanze del committente, alle sue esigenze, si passa da un periodo così delle speranze giacobine a un periodo di carattere un po' più enfatico, solenne. Una rinnovata presenza di Gianni in Romagna, dopo lavori a Bologna e Roma, lo vede dal 1808 anche a Forlì, nel frattempo divenuta, secondo le volontà del governo francese, capoluogo del Dipartimento del Rubicone. Il primo tra gli interventi rimasti si trova nella residenza comunale, dove Gianni lavora all'appartamento del Podestà, nuova carica politica in sostituzione del Gonfalone. Tutti i soggetti scelti per i soffitti rimandano alla storia antica, con esempi di virtù del passato che incarnano i valori repubblicani dei nuovi governanti napoleonici. La sala principale è dedicata al console Fabrizio, esempio eclatante di incorruttibilità, mentre rifiuta i doni degli ambasciatori sanniti, nemici di Roma. Intorno, le rappresentazioni delle virtù cardinali. Forza, giustizia, prudenza e temperanza. Nella sala adiacente, detta delle donne spartane, la scena centrale è tratta dalla storia greca. Secondo il racconto di Plutarco, a Sparta le madri, come rito di iniziazione, facevano giurare i figli sul proprio scudo di non abbandonarlo per nessun motivo, fino alla morte. Sempre a Forlì, lavora nel 1814 in due dimore, Palazzo Guarini e Palazzo Manzoni. Per la contessa Veronica Guarini, committente pochi anni dopo dell'Ebe ad Antonio Canova, Gianni realizza tre raffinati ambienti. Anche qui centrale è la mitologia. Essa richiama la destinazione d'uso delle stanze, come la grande scena del convitto degli dei, che allude alla funzione della sala da pranzo. Oppure il mito diventa pretesto per celebrare la vita dei padroni di casa, come nella sala di Telemaco, dove le avventure del figlio di Ulisse alludono al ruolo di tutrice virtuosa della contessa Guarini per il figlio Pietro. Contemporaneamente Gianni è impegnato nel palazzo di Domenico Manzoni, personaggio tra i più controversi dell'epoca. Originario di Faenza, aveva accumulato una grossa fortuna e ricoperto incarichi importanti a Forlì, fino ad attirarsi odi e risentimenti che portarono al suo assassinio nel 1817.
Dell'intervento originale oggi poco è rimasto, ma alcuni ambienti permettono di cogliere lo splendore dell'impresa, tra cui il magnifico scalone su progetto dell'architetto Missirini, risolto in un gioco di bicromie di rilievi e statue dei fratelli Ballanti Graziani, su un fondo azzurro tenue. Ricche di fantasia sono anche la Sala degli Dei, dove in quattro ottagoni che si stagliano su una volta padiglione si succedono episodi degli dei dell'Olimpo. Certamente più ricca e leggera nel suo schema a velario è la Sala dell'Aurora, giocata sul contrappunto delle tinte rosso, verde e blu, su fondo bianco. A Modigliana, Gianni invece è chiamato da Pasquale Papiani, che già nel 1808 aveva acquistato lo splendido palazzo faentino del conte Milsetti. Nel salone principale del palazzo di famiglia, al centro della volta, è ancora un episodio della storia romana, la partenza di Coriolano. Il soggetto si ricollega anche in questo caso alla biografia del proprietario. Un analogo processo di sovrapposizione tra virtù del committente ed eroi del passato si ritrova nell'episodio della partenza di Attilio Regolo, che esalta la generosità del console romano pronto a sacrificare la propria vita per il bene di Roma. In questo caso il committente è il conte Pasolini, per il palazzo oggi Sirotti Gaudensi in via Chiaramonti a Cesena. Oltre al salone, qui Gianni e la sua bottega realizzano una serie di piccoli e raffinati ambienti a decorazioni pompeiane. L'ultimo intervento forlivese di Gianni è per il conte Antonio Gaddi. È il 1819, già epoca di restaurazione. Non a caso il committente, a capo di una delle più importanti famiglie nobili cittadine, si era distinto per un prudente distacco verso l'impresa napoleonica e aveva piuttosto rinsaldato la propria lealtà nei confronti del potere esistente, sposando la nipote del Papa Cesenate, Pio VII Chiaramonti. Il primo ambiente dell'appartamento, oggi Museo del Risorgimento, rispecchia il nuovo corso degli eventi storici. La sala è dedicata all'imperatore Augusto, alle sue virtù di uomo di Stato e garante della pace nell'impero. Attraverso la figura dell'imperatore, questa volta, non si celebra un condottiero o un nuovo Cesare, ma proprio il pontefice Pio VII, visto come garante della nuova pace ristabilita dal Trattato di Vienna. Nella sala di Ercole, la grande camera nuziale dell'appartamento, il conte Antonio chiede a Gianni di celebrare, attraverso il mito dell'eroe greco, la continuità dinastica della sua famiglia. Ercole, infatti, che aveva guadagnato l'immortalità dell'Olimpo, era il nome tanto del padre quanto del figlio del conte. La decorazione è composta secondo il più puro stile a grottesche. Anche Ravenna è testimone della presenza di Gianni, grazie a prestigiosi interventi decorativi nei palazzi del Legato e Rasponi e in teatro. L'unica opera del pittore presente in città è un grande dipinto, oggi nel Museo Arcivescovile. La tela rappresenta Papa Sisto III, che vede in sogno i santi Pietro e Apollinare mentre indicano il diacono Pietro Crisologo come successore a vescovo di Ravenna. È un soggetto assai insolito che testimonia chiaramente la propensione di Gianni a trattare il genere sacro esattamente come un soggetto di storia antica o di mitologia. Noi non abbiamo ancora la percezione in realtà di quanto abbia operato Gianni in Romagna. Ogni tanto spunta, ecco, emerge dai documenti, da qualche testimonianza, la documentazione dell'esistenza, ecco, di qualche decorazione precedente, soprattutto per la fase antecedente in 1802 o 1801, l'anno da cui parte la registrazione abbastanza puntuale di Gianni nel famoso taccuino di lavoro. Felice Gianni muore improvvisamente nel 1823. Senza conoscere la svolta romantica della pittura europea. Da questo momento, antichità, mito e decorazione perderanno senso e significato. Ma per ritrovare oggi un senso vivo a queste storie e a queste figure, l'opera di Gianni rimane una delle più intense e originali interpretazioni dell'epoca neoclassica. Ed è proprio nel cuore dell'Emilia e della Romagna che viene preziosamente custodita.